Buonasera a tutti, d'obbligo levarmi la mascherina per farmi vedere in volto. È l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca che stasera ha il piacere di presentare un testo che io definisco straordinario, Vito e la melodia del coraggio. Spendo due parole per capire come siamo arrivati qua questa sera. Un giorno ricevo una telefonata a casa. Era il dirigente scolastico Vito Pigliaccio e mi dice: Cosimo, mi è arrivato un libro, guardalo, secondo me vale la pena. E allora, con molta umiltà, prendo questo libro e comincio a leggerlo. Una parentesi: Vito Pigliaccio stasera, per impegni di lavoro, non è presente con noi. Quando dico Vito Pigliaccio intendo dire il dirigente Vito Pigliaccio, però chiaramente che capiva bene l'importanza di questa presentazione. Prima di aggiungere le cose che voglio dire, devo ringraziare l'amministrazione comunale che nella sua sensibilità ha capito l'importanza del tema e ha concesso questa sala per poter presentare questo libro. Poi un ricordo vivissimo va al nostro socio fondatore, uno dei soci fondatori, il professor Enzo D'Agostino, che grande stima e grande merito ha per questa comunità. E non ultimo, ma importante, a chi era per sottolineare l'importanza, va a Vito, Vito Marimmani. Noi dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo ringraziare lui e dobbiamo ringraziare chi l'ha scritto. Rita. Perché riteniamo che questo libro è straordinario? Questo libro è straordinario e utilizzo un passo importante per capire quanto è straordinario. Chi tornava dai campi di sterminio aveva vergogna a raccontare quanto aveva subito. E io dico che grazie a quei racconti, grazie a quella forza di superare la vergogna o il senso di ripulsa nell'andare a ricordare, noi oggi come società forse siamo un po' migliori. Chiaramente siamo lontani da quelle situazioni di tragedia. Però il contenuto di questo libro ha una importanza per noi, piccola comunità di sidernesi, capire da dove siamo passati. I fatti narrati non vanno visti come fatti singolari, vanno visti come un caso su tanti. E la straordinarietà è di capire che in mezzo a tante vicissitudini, in mezzo a tante sofferenze, c'è una luce in questo libro, una luce di speranza straordinaria. E io colgo l'occasione per dire: attenzione, dedicare tempo, dedicare cure ai nostri figli non è tempo, è eccezionalmente tempo meglio speso. C'è una parola che mi viene difficile pronunciare e mi forzo per pronunciarla, per dargli lo spessore e la pienezza. Bastardo non è il bambino che viene rifiutato dalla madre. È la società a cui va questo termine. Dobbiamo prendere coscienza che ogni bambino venuto al mondo è un figlio legittimo comunque, con tutti i suoi diritti di essere umano per intero. Anzi, forse qualcuno in più. Io conto
di ripetere la presentazione di questo libro, perché il contenuto dà senso e spessore alla nostra storia e all'evoluzione della nostra storia. A presentare questo libro stasera abbiamo Teresa Papaleo, l'autrice, quindi chi meglio di loro. Buon ascolto, grazie. Grazie a tutti voi di essere qui. Questa è la storia di un uomo, Vito Marimano, raccontata dalla figlia. Quindi prima che il libro lo considererei un atto di estremo amore. Storia dolorosa, ma non triste. Non c'è tristezza in questo libro, anche se alcuni momenti sono tali da indurre a un moto di ribellione, però non aggiungiamo niente. Egli nasce e viene rifiutato dalla madre biologica e viene dato in adozione. Da notare che a quei tempi le famiglie adottanti avevano un sussidio, quindi forse il sussidio non fu secondario a questa adozione. In ogni caso Vito ricorda volentieri e con affetto la madre, perché ricorda soprattutto che ella, come una madre biologica, lo nutriva togliendosi anche quello che stava mangiando, con il sommo dolore del ragazzino. Egli quindi è in una famiglia povera e alla povertà estrema dobbiamo aggiungere anche, come ha detto Cosimo, l'epiteto poco simpatico di mulo, che non mi sembra molto più carino di bastardo, no, proprio per niente. Egli quindi cresce nella fame e a 7 anni comincia a lavorare. Il suo primo lavoro era fare lo spaventapasseri umano, salvo poi a rubare i chicchi dalle zolle e mangiarli, perché era una fame perenne, non era ben nutrito, ma neanche gli altri figli erano ben nutriti. La povertà era generalizzata sia nella nostra zona che in questa famiglia, e trovava tra le zolle qualcosa che somigliava a un frutto e lui la mangiava. Qualsiasi compito gli si presenti, egli lo svolge, non discute, non fa capricci. Ha le scarpe di nascita, quindi nessuna scarpa, fino all'adolescenza, poi anche di più, e attraversa gli anni della guerra in questa situazione. La guerra naturalmente accentuerà la povertà, che arriva a livelli effettivamente, ripeto, nella nostra zona, ma anche in tutta Italia, ma qui particolarmente, secondo il mio parere. Invito a sempre questo stomaco che gorgoglia, è sempre scalzo, sempre più affamato. Naturalmente questo bambino, avrete capito, che non ha avuto le fate attorno alla culla, la sfortuna incalza, perché il padre viene incarcerato e leggendo scoprirete perché, la madre morirà ed egli si ritroverà orfano 2 volte. Soffrirà molto per questa madre, sì, soffrirà molto, perché ricorda a tutti voi la sua dolcezza, mi pare, o comunque non lo trascurava. Ancora Vito non è profondamente solo, lo sarà solissimo, una solitudine incredibile, quando da sfollato e senza famiglia, assolutamente senza famiglia, e viene adottato, virgolette, da una coppia che lo mette a vivere col cane. E lui racconta che doveva addirittura dividere la zuppa con questo cane. Quindi vi lascio immaginare. Ed è allora egli, per fame, comincia a rubare. Gli episodi delle sue malefatte sono veramente molto belli. Sono quasi... vi ricordate i film del neorealismo, Sciuscià, Ladri di biciclette?
sembra di stare al cinema in alcuni di loro, hanno dell'incredibile. E questo ragazzino, invece di deprimersi, diventa sempre più forte, ma pure allegro, vitale, coraggioso. Poche volte sarà beccato e avrà delle botte, ma egli non demorderà. Non demorde perché, dice lui stesso, non ero io, era la fame. Era la fame. E passa queste da una marachella all'altra, poi ne leggiamo qualcuna, Rita, che sono veramente molto divertenti. Sarebbero tragiche, a dire il vero, però raccontate da Vito stesso e trascritte dalla figlia, Vito non esagera mai con il tragico, vero? Li racconta in maniera, non dico leggera, ma ironica, un filo di ironia sicuramente, va bene? Continua la serie sfortunata, il padre esce, si ricompone la famiglia di origine, stanno a Siderno, Vito fa tutto quello che gli capita, senza assolutamente protestare. Non rifiuta mai di fare un lavoro e ne ha fatti di duri, raccogliere le tame, sì. È un esempio per tutti. E le truffe gli riescono tremendamente bene perché è veramente molto furbo e soprattutto è senza paura. Sembra un film che io vidi quando ero adolescente di De Sica, mi ricordo, Ladri di biciclette, quei Monelli. Ma qui ricordiamoci che si tratta di situazioni sociali estreme, come ha sottolineato Cosimo, quindi c'è poco di divertente. Egli fa il ragazzino, fa il cameriere in un bar, raccoglie grano, vero? Sì. Grano, castagne, fa la tara sul venduto e riesce sempre a raggranellare qualcosa per sé. E questa fame atavica, non so, poi va a prendere due volte il pane per la stessa persona, mi pare. Sì. Naturalmente uno era suo, però pagava l'altra, una signora. Sì. Che... E lui scappava, era difficile veramente, era difficile beccarlo, come si dice. Non c'è un accenno di dramma. In questo libro la storia si snoda in maniera calda, viva, senza cadere nel dramma gratuito, perché non è questo il punto. Vito stesso strutturerà la sua personalità in maniera ammirevole. Egli non recrimina, non rivendica, non è arrabbiato, non rimane talmente confuso, traumatizzato dalle botte per poi trasferirli magari sui figli, come fanno tantissimi. Una resilienza, dice Rita, e io ripeto insieme a Rita, una resilienza, un coraggio, è un ragazzo che rifiuta di fare la vittima, assolutamente rifiuta. E mi è venuto in mente una bambola di ferro, vi spiego perché uso questo. Una volta lessi un libro di uno psicologo sui bambini della guerra di Bosnia, quando andarono i volontari, cercarono di curarli. Naturalmente dal punto di vista psicologico era uno sfacelo per questi bambini, avevano sviluppato psicopatologie, eccetera. Però ce n'erano alcuni che erano vitali. Le hanno chiamate le bambole di ferro. Ecco, Vito è come una bambola di ferro. Riesce ad andare oltre. Non tutti hanno questa capacità. E soprattutto quello che mi sembra molto bello nella sua personalità, non massacra il padre, non massacra la madre biologica, che poi leggerete, c'è un incontro con una sequela di coincidenze molto, molto singolari. La sua vita è un concerto di coincidenze che lo porta a conoscere, basta, non dico più niente. E gli episodi sono innumerevoli, ma noi non ve li raccontiamo. Qualcuno però lo leggeremo, vero? Il ragazzo va avanti nella vita e si struttura in maniera positiva. Scopre delle inclinazioni naturali, nelle quali è molto bravo, nelle quali si fermerà.
Eccola, una sua inclinazione naturale che lui amava moltissimo. Era molto bravo a cantare e molto bravo a suonare. Cantava lungo la strada di notte quando doveva tornare, dopo aver raccolto il grano, Rocca di Neto mi pare, e cantava per non sentire la paura, per combattere questo mostro. Tutti i bambini hanno paura del buio, credo anche qualche adulto. E lui però canta. È veramente un carattere fortissimo, oserei dire, va bene? La storia si svolge quindi in maniera piana, senza nessun sentimento negativo, a parte la fotografia perfetta della realtà, va bene? Ed è molto bello il dialogo tra padre e figlia, le battute di tuo padre mi sono piaciute, vero? Raccontava sorridendo, è un libro che si legge sorridendo, pur non trattando di una storia leggera, è una storia che moltissimi ragazzi vivevano. Io ricordo i racconti di mio padre in quelli di monasteraggio, estilo, forse non a questo livello di abbandono, perché almeno loro avevano l'affetto dei genitori. Quello che Vito soffrirà moltissimo, secondo il mio parere, è l'abbandono affettivo. C'è la coppia, lui sparisce per giorni, non lo cerca nessuno. Non avvisano i carabinieri. Nulla. Quando torna, è tornato. Ma nessuno, neanche il padre adottivo, poi, quando il ragazzino si reca, non so, nelle pianure circostanti a raccogliere le castagne e poi a rivenderle, non è che lo aspettano con ansia. E credo che questa sia la cosa più crudele, perché la povertà non vuol dire inaffettività. A lui è capitata, oltre a una povertà estrema, una inaffettività dei personaggi che gli sono stati accanto, virgolette, accanto fisicamente. Ma non dimentichiamo che l'hanno messo a dormire con il cane. E le scarpe se le è dovute comprare alla Chiarenzia Rocco. Se comprare. Di comprare, le ha sottratte. Adesso si dice sottratte, vuol dire che le ha sopraffiniate. Però mi riusciva benissimo, era molto abile, veramente molto abile. E leggere il libro credo che sarà molto gratificante, anche se naturalmente una punta di tristezza ci deve essere, perché questa storia, simile, ti ripeto, a tante storie che mi raccontava mio padre, nelle campagne caulonia, eccetera, veramente. Ma egli comincia a lavorare, a un certo punto lui potrebbe anche sfruttare la sua passione per la musica, è veramente molto bravo, non ha preso neanche una lezione, ma vince un premio, vero? Vince un premio, senza aver mai preso lezione. Gli viene proposto di fare qualcosa, ma essendo già fidanzato, eccetera, prevale il senso di responsabilità. Furti mai più, vero? Proprio, matura, si costruisce una bella vita, veramente una bella vita, una vita positiva. E questo con delle continue ripartenze, perché di colpi ce ne sono stati molti. Anche letteralmente, il padre lo riempiva di bastonate, vero? Riesce persino a divertirsi. Sì, riesce a divertirsi. Anche se lui, molto bello col pezzo sui giocattoli, non ha mai avuto un giocattolo, mai. Vero? Mi pare, quella asta che, ecco. E lui era tutto, immagino, al colmo della gioia, insomma. Il ragazzo non si rifiuta mai di lavorare, non dice mai di no. Affianca, siccome il padre non gli dava nulla appena finito il lavoro, cioè si intascava tutto lui, il padrone del campo, quello che è, e lui non ha mai ricevuto una moneta per andare alla festa di San Rocco, non poteva andare. Allora, al cinema ha architettato tutto un piano veramente rocambolesco. Sono andati al cinema, veramente una cosa molto, molto simpatica. Ha avuto anche degli insulti veramente nel
della vita, vero? Quando lo chiamavano mulo, sì, eccetera. Ma lui non si è depresso, non si è arreso. E qui è il trionfo della vita, dell'ottimismo, della forza. La rassegnazione non è la parola giusta, secondo me. No. Lui accettava quello che era e oltrepassava. La rassegnazione, secondo il mio parere, è quella cosa che ti stronca, per la quale tu non tenti più. Assolutamente non è questo il caso. L'accettazione è una cosa diversa. Ah sì, è così e adesso andiamo avanti. Vero? Sì. Senza acrimonia, senza odiare nessuno, egli si adagia alla vita ma riesce a pilotarla. Riesce a pilotarla. Non si è mai, ecco, non si è mai sentito una vittima. Paura è il contrario di coraggio, ma anche vittima può essere il contrario di coraggio, no? In un certo senso, non lessicalmente ma concettualmente. E quando la figlia deciderà di fare questo atto d'amore, di grande amore, naturalmente, grande amore, ti faccio i miei complimenti, non tutti affronterebbero, perché scrivere non è che poi facilissimo, a meno che tu non abbia una tendenza, è una bella fatica. E la storia si chiude con una concezione di Vito, ma trasmessa anche a lei, di concezione religiosa della vita, non mi spiego meglio. Qui la religione non è un complesso di norme, riti, liturgie, andare a messa, perché non credo che neanche lo facesse, però c'è un senso, allora, religione in senso stretto no, la vogliamo chiamare spiritualità, perché il creatore viene chiamato parecchie volte a causa, va bene? Vito lo nomina parecchie volte, sì, anche senza entrare in chiesa, sì, sì. Quindi è una religione senza riti, è una forma d'amore anche quella, secondo certo. me, vero? E alla fine possiamo tracciare un lieto fine, anche se quello delle favole, Rita. Tuo padre non ha avuto una vita valida e piena, anche se è stato stroncato dal punto di vista affettivo dalla morte dei due figli maschi, ma riesce ad accettare quietamente, riesce ad accettare quietamente. Neanche qui il vittimismo ha la sua prevalenza, no, non la fa la vittima, e quindi noi riteniamo, io ritengo che sia veramente un libro molto positivo. Un libro lieto, per quanto sia duro, il sorriso aleggia, soprattutto perché lui ce l'aveva il sorriso e ve l'ha trasmesso. Non ha mai trasmesso a voi negatività, paure, niente. Ecco. E sono moltissimi gli esempi, e qualcuno lo leggeremo, lo sceglierete, lo scelgo io, è uguale, sono veramente belli. È un film di quelli degli anni 50. E quello che volevo dire è che comunque chi ha già visto il libro ha visto questa copertina. Questa copertina simboleggia tutta la vita di questo ragazzo. Se vuole, chiediamo a Rita di illustrare, perché è veramente una bella idea quella che ha avuto. Qui c'è tutto il libro. Rita. Sì. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti. Voce. Sì, in effetti gli elementi del libro, della copertina, non sono stati scelti a caso. Intanto da qui si può capire un po' la tempra di mio padre, di Vito. Anzi, anche se tutti lo conoscevano come Carlo, meglio Mastro Carlo. Però io ho scelto di chiamarlo Vito col suo nome di battesimo perché è stato come conoscere un'altra persona, della quale però Carlo ha ereditato il coraggio. In questa copertina c'è quindi Vito in due momenti di vita diversa, da bambino e da anziano.
Da bambino indossa abiti colorati però strappati, da anziano indossa abiti nuovi però purtroppo di colore nero. In comune hanno tre caratteristiche: la postura dritta, sono ripresi di spalle e guardano in avanti, hanno lo sguardo proiettato in avanti. Simbolicamente la postura dritta indica la sua innata capacità di restare fermo di fronte a ogni avversità che ha avuto nella vita. Invece sono ripresi di spalle perché aveva anche questa capacità di lasciarsi il passato alle spalle e di ripartire sempre da zero. Quindi quando una volta gli chiesi come avesse fatto a sopportare tutte queste sofferenze, lui mi rispose: nella vita bisogna lasciarsi il passato dietro le spalle. Perché altrimenti non vai avanti. Eh sì, quindi bisogna insomma andare avanti, perché soprattutto quando gli eventi non dipendono da te. E poi hanno lo sguardo proiettato in avanti, perché questo è stata, cioè, è indice di continua fiducia verso la vita dall'inizio fino alla fine, quindi positività e ottimismo sempre. I tratti del suo carattere sono stati l'ironia e la furbizia. Era ironico. Ricordo il giorno del suo 80° compleanno, quando, avendo la famiglia tutta intorno, guardò mia madre e disse: guarda che combinamma. E quindi, insomma, riallacciandomi al discorso del pane, riuscì a cambiare anche la preghiera del Padre Nostro. Sì. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e prendo oggi il mio pane quotidiano. Perché riuscì a sottrarre in un noto negozio di alimentari di Siderno dell'epoca, sì, oltre 70 kg di pane. Quindi riuscì a soffiare e a fare veramente la mega truffa, sì, come la definiva lui, addebitando appunto a una povera ignara zia inconsapevole che gli aveva commissionato il compito di portare il pane a casa, e glielo fece addebitare due volte. Quindi quando arrivò alla fine del mese i nodi arrivarono al pettine. Però questi nodi non lo imprigionarono, perché lui se la cavò dicendo: hanno sbagliato loro, sì, non mi importa niente, non sono mica stato io, insomma. Oppure quella volta quando è uscito dal cinema insieme ai suoi amici ha visto delle mele appese in un sacchetto sulla finestra, andò in chiesa, si permise di rubare una candela. Rubò anche la candela in chiesa, scusandosi con il Signore, dicendo: perdonami, ma tu sei già luce, non ti serve. A me sì, perché ho fame. Quindi ci recò fuori, sì, e bruciò, sì, il sacchetto di... Bruciò la cordicella del sacchetto, annodando questa candela a due canne unite tra di loro, e il filo bruciato lasciò cadere. Sì. Senti, l'asinello, dovrei chiamarlo mulo, però... No, il mulo è effettivamente... Che già è un po' pesante. Allora, il mulo è rappresentato fuori dalla chiave di violino. Sì. La chiave di violino avvolge invece dito sia da piccolo che da adulto. Il mulo è quasi spinto fuori perché ha una posizione statica, perché è stata... Il fatto di essere un mulo per lui è stato, diciamo... Sì. Un motivo di vergogna, se vogliamo, però ha questa posizione statica perché è messo a tacere invece dall'atteggiamento curioso del topolino, che il topolino incarnava mio padre perché era curvo, veloce, scalzo, non veniva mai. Sì, sì, veloce come un topo, si dice, vero. Non ha intaccato più di tanto, diciamo, poi la sua vita nel futuro, perché lui lo diceva sempre: io mi sono fatto da solo, quindi era contento di questo suo coraggio che insomma aveva avuto durante la vita. E infatti in un episodio, quando si trovò insomma ad andare a prendere dell'acqua, che gli veniva commissionato anche questo, di andare a prendere l'acqua, si ritrovò
nella strada a vedere delle salsicce che pendevano dal tetto di una casa. Si intrufolò dentro, rubò una collana di salsicce e in questo caso fu sorpreso dalla padrona di casa, che gli disse proprio: ma che stai facendo, un mulo fottuto? E quindi, come se lo avesse chiamato per nome e cognome, ma riuscì a scappare con la sua collana dentro la maglietta e sì, insomma a farla sì, fuori. Poi... Beh, insomma, la fame era costante. Sì, 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 era costante. Il bambino non riceveva una moneta da nessuno, questo valga, e poi non era mica l'unico. Quindi ci sono... Credo che sia stata sì, una pratica molto diffusa. Ecco. E poi ci sono le oche che invece... Ecco. Le oche, io in un capitolo del libro, in quello dei giochi, mi riallaccio al gioco dell'oca, perché è un percorso fatto di insidie, pericoli, ma anche di gioie e di vittorie. E nel lancio dei dadi lui sembrava centrare proprio le caselle sfortunate, soprattutto nell'infanzia. Però il gioco dell'oca, che sembra un banalissimo gioco da tavola, racchiude questo... Dei significati che vanno dalla matematica all'alchimia, all'astronomia, hanno dei significati molto più profondi. Inoltre va ad indicare anche il percorso iniziatico dell'eroe, perché le oche rappresentano proprio l'eroe, incarnano questa forza, questo coraggio, questa disposizione a V che hanno mentre volano. Sì. Per aiutarsi, loro si dispongono a V nell'aria e quindi aiuta le altre oche che sono in volo. E quindi io ho immaginato mio padre che, sacrificando sempre la sua vita per noi, per la famiglia, è stata l'oca leader, ecco, che quindi per questo c'è la rappresentazione delle oche che vengono annodate da questa chiave di violino. Invece gli altri due animali rimangono fuori da questa... Che la chiave di violino non rappresenta solo la sua passione per la musica, ma, tornando al discorso della spiritualità, ecco, hanno rappresenta questa spirale positiva che riguarda la sezione aurea. Diciamo che è un discorso un po' complicato da spiegare, che magari lo leggerei per... Sì, sì, certo. Ti volevo pregare, anzi, perché è un discorso abbastanza complesso. Allora, seguendo questo suo modo di approcciarsi alla vita con coraggio e dignità, vorrei porre l'attenzione ancora sui numeri, perché mi rifacevo al fatto dei numeri negativi, ma concentrandomi questa volta sulla sequenza di numeri interi positivi, nota come successione di Fibonacci che si avvicina alla sezione aurea, il cui numero irrazionale, 1,618, e all'infinito, è magico, dà origine alla bellezza e all'armonia di tutte le forme esistenti nell'universo, che riflettono l'ordine e l'attenta progettazione da parte del creatore per eccellenza. Si trova in qualsiasi opera della natura ed è questa affascinante relazione, per esempio, a determinare la forma spirale di una chiocciola, la posizione dei semi nella testa del girasole, delle scaglie nella corteccia dell'ananas o di una pigna, o degli immensi vortici galattici, o dell'orecchio umano o dell'embrione stesso. Siccome la natura sembra amare proprio questo, come proprio ornamento, l'armoniosa figura della spirale, ho capito solo ora che quel disegno perfetto l'ho avuto sempre inconsapevolmente dentro di sé, amando la vita in tutte le sue sfumature, in perfetta armonia con il progetto di Dio. Da buon cristiano, riallacciandomi al discorso sempre della spiritualità, ha accettato la volontà di Dio. Nella preghiera del Padre Nostro, sia fatta la volontà, è una parola abbastanza forte, perché accettare la volontà in tutte le sue sfaccettature non è facile. Però non è un Dio facile. Che punisce questo. No. E questo è il punto. Per questo dico il Dio della colpa. Vedo questa armonia. Mi spiego. Il Dio delle regole. Il Dio che punisce, come a volte penso fraintendiamo un Dio. Non credo che abbia tempo di punirci. No. E poi il fatto delle coincidenze, vuoi parlare un po' della madre biologica, come la conosce, allora, in maniera del tutto fortuita? Un discorso che a lui non tanto piaceva, il fatto di essere abbandonato è una cosa che non accettava dentro di sé, infatti non andò mai alla ricerca dei suoi genitori biologici, era stato abbandonato, quindi diceva: se sono stato abbandonato non vedo il motivo per cui devo andare a rincorrermi. Mi sono fatto da solo, quindi non ho bisogno di nessuno. E quando
16 anni e prendere seriamente il discorso di avere dei soldi per sé e non andare a rubacchiare, insomma, vivere, voleva vivere onestamente, crearsi una vita, crearsi un futuro. Iniziò, grazie a mio nonno, che poi sarebbe stato il suo futuro suocero, a prendere pratica, insomma, a fare il carpentiere, perché tutti i lavori che aveva fatto in precedenza nessuno gli piaceva. E quindi iniziò a grotteria per pochi giorni, però poi, siccome preferivano non avere i forestieri ma gente del posto, gli dissero di no, quindi fu, diciamo, un rifiuto, ma non si... stranamente il rifiuto si ribalta. Si ribalta perché successivamente... Quindi la delusione si ribalta. Iniziò a lavorare a Gioiosa e quindi per caso incontrò una persona che gli somigliava, molto, insomma, cominciarono a chiacchierare e... E insomma gli chiese delle sue generalità, quest'altro ragazzo, e più parlavano e più capivano, insomma, che ci fosse questa somiglianza. Sì, la somiglianza fisica. Le origini di Roccella erano stati abbandonati e da lì, insomma, poi si scoprì che erano fratelli, sì. Il fratello, a differenza di lui, fece delle ricerche, era riuscito a capire chi fosse la sua madre biologica, però mio padre si rifiutò inizialmente, non voleva sapere, no. Se non che quando dovette partire per la Francia, gli serviva un certificato e quindi dovette andare al comune di Roccella. Insomma, lì incontrò una persona, dovette spiegare tutte le sue motivazioni e praticamente questa persona gli disse che gli poteva dare delle indicazioni riguardo alla donna che l'aveva portato in orfanotrofio ed era la stessa donna che gli indicava il suo fratello. In effetti lui andò a trovarla perché poi si convinse, camuffava questa voglia di sapere perché voleva sapere se i genitori avessero delle malattie, quindi sì. Lui la camuffava in questo modo, no? Però insomma forse era curioso di sapere chi fossero. E quindi andò da questa donna che all'epoca riportò l'orfanotrofio, tanto è vero che gli disse: Rocco, ma che ci fai da queste parti? Cioè lo confuse con suo fratello, quindi era la stessa donna che gli portò. Gli diede le indicazioni sulla madre, lui andò a messa perché sì, in chiesa, la vide da lontano, ebbe il coraggio di avvicinarsi e di chiedere se fosse lei la donna che, insomma, se fosse sua madre, a bruciapelo chiaramente. Lei si vide questa domanda, ovviamente. Sì, io penso a questa povera donna che magari non voleva abbandonare i figli, avrà avuto... chissà quali drammi, però le si riempirono le lacrime, gli occhi di lacrime, insomma. A lui? A lei non rispose, quindi poi ce n'erano tanti che danno, disse di no, e lui ne risentì di questa cosa, quindi non volle più assolutamente sapere di questo discorso della madre. Cosa ti piacerebbe che si ricordasse della personalità del tuo padre? Se vuoi puoi approfondire un attimo. Sì, questo modo, questo suo coraggio, riallacciandomi sempre al discorso della spiritualità, io ricordo quando davanti al feretro di mio fratello io imprecai, insomma, con Dio, me lo sono presa, e lui mi disse: no, dobbiamo avere più fede di prima. Quindi questa sua fermezza mi ha lasciato veramente sbalordita. Arrabbiata, perché io gli dissi, lui mi disse: il Signore si prende i fiori più belli. Io, non contenta, gli dissi: ma come fai a dirlo? Io vedo un terreno sradicato, vuoto, tu mi dici così. E lui in maniera ferma continuò dicendo: i figli non erano miei, io li ho avuti solo in prestito. Spero che quei fiori
in quel vaso non appassiscano mai. Questa è la sua frase. Della sua vita, no? Gli altri le aveva sì. abbastanza, come dire, retti bene, lui aveva delle belle spalle. Questo sapeva è il colpo di essere la nostra linfa e quindi da buon amante del calcio non si è mai messo in panchina, ha sempre rimesso la palla al centro, non ha, anche avendo queste, subito queste pesanti reti. Ha rimesso sempre la palla al centro, non si è mai tirato indietro, quindi ha continuato a sorridere, a mantenere quel clima sereno in famiglia e quindi questo è stato il mio grazie per lui. Tutti questi... E la soddisfazione più grande è stata consegnargli, poteva essere molto diverso come uomo, consegnargli no? questo libro di grazie del tuo amore incondizionato. Ecco. Questo, tu non devi essere come voglio io, tu sei tu. Quando l'amore incondizionato, tuo padre vi ha trattati così. Sì. Molto bello. Tanto per farvi un esempio di questa infanzia, leggo due righe. È chiaro che mio padre non era proprio nato con la camicia. Rispetto al cane, aveva di diverso solo le sembianze di essere umano, perché il trattamento che ricevette dalla nuova famiglia, virgolette, fu uguale. A lui non sembrò cattiverio, gli sembrava naturale e normale essere trattato così. Sì. Anche perché, stando col cane, aveva il pasto giornaliero assicurato e ciò lo portava ad essere remissivo. Gli sfollati porgevano a vito anche il pasto per il cane, che consisteva nel pane ammollato nel brodo dell'acqua della pasta. Siccome il pasto che gli davano molte volte non era sufficiente colmare la fame per il resto della giornata, prendeva e mangiava di nascosto quel pane ammollato destinato al cane, mentre lui prendeva solo l'acqua. A lui, al cane. E mentre vi racconta questo vissuto, prova tanta vergogna e mi chiede di interrompere. Sì, io lo capisco, non è facilissimo mettersi a nudo, neanche con la figlia. No, specialmente quando... si è arrivati, io non voglio dire in basso con la povertà, con le cose materiali, ma non è una parola che dico volentieri, in basso. Mi spiego? In questo periodo, ecco, questo pudore. Sì, in questo periodo dove visse con gli sfollati, proprio in questo stesso edificio, rubò una torcia al comandante dei vigili. Quindi anche il fatto di essere voglio dire non caso, è facilissimo quindi rubò questa torcia perché gli serviva per illuminare la stanza dove che condivideva con il cane e forse se ebbe un trauma quello del buio sì infatti a dire il vero la pila cioè del tascabile ce l'ha avuta sul suo comodino fino ecco, a quello è stato il fino alla fine altrimenti un retaggio di aggressività un retaggio di frustrazione di pessimismo non l'ha messo insieme no, assolutamente no io da ragazza da bambina non ricordo mai un atteggiamento che arrivasse dal suo passato incattivito dal suo passato non lo ricordo qualcuno ha avuto un grande equilibrio sì. perché ci vuole anche un grande equilibrio psicologico sì. Sempre stato sorridente, spassoso, scherzoso. E... Vuoi leggere qualcosa che ti piace farci sentire? Essendo sotto Natale, Bene, le coincidenze di Natale, dicevamo, in effetti, le coincidenze in questo libro sono in effetti terribilmente io ringrazio mia figlia Valentina perché il libro nasce appunto da una domanda che calza con il periodo se Babbo Natale esiste sì o no e quindi da questa sua domanda che riportai il giorno seguente a mio padre dalla risposta eccoci tutti qua. In effetti, diciamo, questa,
anche lui in questo periodo di Natale metteva una calza strappata, come, diciamo, pregava affinché avesse qualcosa, ma chiaramente non c'era Babbo Natale in quel periodo, quindi era la, più che altro la Befana che si aspettava. E la calza non era come questa, Babbo Natale era un po' grosso, assolutamente non era col pancione, appunto, e non era forse adeguato ai tempi. Senti, qui parli di un vecchio detto zen a proposito della spiritualità, quindi è qualcosa di esteso, qui non c'è la liturgia, eccetera. E ti comincia a gridare perché è solo. Dopo un lavoro molto duro, percorse un bel tratto senza vedere anima viva, accompagnato solo dal rumore della pioggia. Ma nel momento più pesante della solitudine, sentì da lontano la voce di qualcuno rispondere al suo grido, che gli diede indicazioni su come arrivare al proprio rifugio. Facendo attenzione a non cadere in un burrone, Vito seguì le dritte del richiamo, riuscendo finalmente a raggiungere la sua destinazione. Un vecchio detto zen dice: bussa al cielo, tendi l'orecchio e ascolti il suono. In quel momento sembra veramente che qualcuno che avesse ascoltato la supplica gli avesse mandato un angelo in soccorso. E in realtà si trattava di un pecoraio che lo soccorse, però Vito non si fece scrupolo di rubare qualche cosa anche a lui. Ecco, va bene. E il pensiero di Vito però fu quello di portare a destinazione le castagne che doveva assolutamente vendere, altrimenti rischiava di perdere tutto il raccolto e di ritrovarsi senza un soldo, senza il passaggio del camion che sarebbe partito per Siena l'indomani. Quindi, appena vide che le condizioni del tempo migliorarono, riprese sulle spalle il suo carico di castagne e ripartì per raggiungere il casolare, dove giunse stanco, affamato e infreddolito. Nessuno lo accorse, nessuno lo aspettava. Questa era la sua situazione di non amato, non era solo uno, era pure non amato, perché uno può anche trattare benissimo il suo figlio adottivo, quindi le fate intorno alla culla proprio non c'era, no? Però non si mangia lo stesso. Io credo che ce ne siano. Fa piacere ascoltare la vita di un ragazzino delle nostre parti. Chissà quanti come lui, vero? Sì. Non credo proprio che fosse l'unico, ne ho sentite anch'io di storie, ma veramente, come diceva Cosimo, non è possibile che si ripeta. In Italia si ripete di meno questa povertà estrema, ma io non credo che non ci sia del tutto. Ecco, è compito della società, è compito di noi insegnanti. La fisarmonica è qua questa sera perché è in sua rappresentanza. E, infatti io ho sentito un'emozione forte questa sera perché l'avrei voluto qui vicino a me per condividere insieme questo momento, invece ci ha lasciato 7 mesi fa, dopo che ha combattuto l'ultima estenuante battaglia, quella contro il cancro. E siccome l'anno scorso mi espressi il desiderio di voler tornare a suonare la fisarmonica, perché ormai erano tanti anni che non la suonavo più, tant'è vero che era in disuso, malmessa, io presi dalla fretta insieme ai miei fratelli da quella sua strana richiesta, considerando che c'era la malattia che avanzava, ho chiamato un caro amico di famiglia che stasera è impegnato da un'altra parte, Massimo Diano, che quella sera stessa mi diede la sua con tanto entusiasmo e quindi riuscì insomma a farlo suonare nuovamente. Quindi questa fisarmonica vuole simboleggiare che la passione verso qualsiasi forma d'arte, in questo caso verso la musica, non ha età e tiene in vigore l'animo umano. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o fare qualche domanda a Rita, considerando qualche aspetto? No?
raccontarci del matrimonio di tuo padre? Del matrimonio di mio padre, insomma, io sul libro faccio riferimento al matrimonio di sua madre, sì. del fatto che io abbia chiesto, ma papà, com'è stato il matrimonio, no? Del tuo padre adottivo, e in effetti disse non ti aspettare chissà che cosa, perché alla fine consisteva solo in un semplice vassoio di amaretti corrisposto da una bottiglia di vino. Ma cioè, un pranzo fatto in casa? Sì, questo era dei suoi, no? Sì. Poi il suo è stato là in casa, insomma, non c'era il ristorante in quei tempi, quindi o c'era e quindi non era possibile, insomma, andarci, ma la festa era assolutamente c'era, voglio dire, per il suo matrimonio. Quello di sua madre, quello che io racconto nel libro, invece no, della sua madre adottiva, insomma. Vuoi aggiungere qualcosa su tuo papà? Io sono onorata di essere qui, in questo edificio della sala del Consiglio del Comune. Credo che questa presentazione casca a pennello, insomma, perché aver parlato del suo vissuto, della sua forza, del suo coraggio, sia per me e credo che anche per la mia famiglia di conforto, perché sì, certo, questo sarà il primo Natale senza di voi. Ti auguro che tu lo senta. Tutti voi, auguri. Comunque, direbbe lui, facciamo questo Natale. Comunque. Certo. Qualcuno deve fare domande? Allora, adesso rendiamo la visione. C'è qualcuno che la fa? Allora, io l'unica persona che magari aspettavo questa sera, perché Massimo, devo dire che ha fatto un lavoro veramente diabolico, perché ha smontato pezzo per pezzo di questa fisarmonica che era ridotta malissimo, tant'è vero che anche mio padre ormai aveva rinunciato all'idea di aggiustarla, perché veramente non era possibile. Ma lui durante la terza ondata si è messo veramente con passione, dedizione, e in 2 mesi gliel'ha aggiustata, gliel'ha consegnata di persona con grande entusiasmo. Insieme hanno suonato, l'ha fatto cantare anche per un'ultima volta 2 mesi prima che ci lasciasse, quindi contenta anche di aver esaudito questo suo desiderio insieme ai miei fratelli. Quindi consideriamo questa un simbolo della sua presenza? Sì, sì. Così. Un significato molto importante, credo, per te. Signore, se avete qualche altra domanda, altrimenti credo che Rita abbia detto veramente tutto. Altrimenti a me fa piacere intanto essere presente. Allora, io ho conosciuto la signora in tempi non sospetti, non immaginavo assolutamente di questo suo grande dono e soprattutto di questa sua importante esperienza. Adesso mi sento, mi sono emozionata e commossa tantissimo per la delicatezza con cui ha raccontato e ha descritto. Sono cose intime, personali, ma sono dei sentimenti puri, sinceri, che è giusto e bello estendere, far conoscere agli altri, e ripeto, in maniera riservata, in punta di piedi, ma è un modo che deve, io penso che debba farci riflettere, non solo per il contenuto del libro, perché all'interno noi da quello che ho potuto, credo di aver già compreso l'animo di suo padre, una persona che ha avuto un'infanzia terribile, devastante. Oggi come oggi, io non credo che, se noi pensiamo ai migranti, ci sono situazioni terribili, fuori di dubbio,
ma non so quanti riescono a venirne fuori. Guardi, in questa maniera, così da poter... Io ho avuto dei migranti a scuola, ha presente le bambole di ferro? Sì. L'apparenza? Sì, benissimo. Loro, dove insegnate a Parigi, sono dei nigeriani. Certo, per carità, ci sono dei disastri psicologici. Sì, assolutamente. Però alcuni sono come il padre, è proprio una qualità umana. Per fortuna. Io penso c'è. Che sia un discorso c'è. Proprio a livello mentale di... una forza c'è enorme, questo psicologo che li ha studiati. Sì, è una determinazione tale la non accettazione di quel tipo di vita, la non rassegnazione. Ed è quello perché a questo punto è stato anche lui ha avuto bullismo, cioè oggi come oggi ce ne sono forme di violenza di ogni genere che ha subito. Eppure lui non ha accettato di far parte di una categoria senza speranza e senza futuro. E ha creato una sua famiglia, un suo mondo, dove non ha riversato nulla del suo, dell'aggressività, della violenza subita e di tutte le ingiustizie che hanno fatto parte della sua vita. E questo lo ha portato, dovrebbe proprio, dico, essere d'esempio, perché dovrebbe aiutarci ad affrontare la vita con, dicendo ma è possibile cambiare e non, sì è possibile, perché se c'è la volontà e soprattutto la non accettazione di uno stato di cose, abbiamo la possibilità in noi di modificare quella che è la realtà, dipende dalla natura umana. E io credo che l'esempio di suo padre sia veramente da far conoscere alla comunità. Quindi ben venga mettere al corrente e divulgare il libro, che credo non sia stato facile neanche scrivere. Soprattutto perché non è dall'esterno un racconto di una persona esterna, ma è... la persona che ha condiviso gioie e dolori, come diceva anche, in maniera... cioè, un narratore interno. Un narratore interno, e non è assolutamente facile. E poi, come ho detto, l'arte, sì. Secondo me la musica è stata la sua arma che lo ha aiutato a venire fuori, a non farlo impazzire, forse neanche. Si riversa... era un autodidatta pure. Bravissima, e questo è e questo dimostra ancora di più la forza e la grandezza anche di questo bambino diventato uomo e diventato adulto. È riuscito a trovare in tanti aspetti della vita la forza per venire fuori. E quindi è un esempio da prendere, senza ombra di dubbio. Come amministrazione comunale intanto porto i saluti che ho fatto tardi ad arrivare dopo ed è un piacere e un onore poter discutere di queste persone e anche parlare. Un libro, come ho sempre, io fa parte di me, della mia natura, io amo la lettura, amo la cultura, amo l'arte. Senza cultura, senza la cultura non intesa soltanto come istruzione, ma è anche istruzione e educazione. E faccio solo riferimento per chiudere a una frase che ha detto Papa Francesco proprio domenica. Chi ha il compito di educare non è educare come istruire, la cultura non è riempire un vaso. Noi non dobbiamo con l'educazione pensare di riempire un vaso, dobbiamo accendere dei fuochi, ed è questo il senso del libro, della musica, dell'arte, di tutto quanto, ed è il nostro dovere e compito principale. Quindi come amministrazione comunale noi accogliamo qualsiasi proposta e qualsiasi attività volta a creare cultura, educare e a creare armonia tra di noi. Grazie. Grazie. Grazie.
Palea, all'assessore, per la presentazione. Io ho letto il libro e devo dire che me l'ha presentato circa, quanto sono trascorsi, circa 6 mesi fa, mi sembra, all'incirca. E infatti lei mi chiedeva, ma ti piace? Io ho detto a Rita, è stupendo, mi è piaciuto tantissimo, appunto come diceva appunto l'assessore, perché Rita ha avuto la capacità della costruzione, del coraggio anche di appunto raccontare, perché lei l'ha intitolato Vita e l'amore di Dio del coraggio. Tu hai avuto questo coraggio appunto di ricostruire la storia di un papà che alla fine è stato, possiamo dire, lo scugnizzo del momento. E mi ha riportato un pochino addirittura la letteratura di Dionicis, del libro Cuore, di quei bambini abbandonati che dovevano appunto per un tozzo di pane vivere, semplicemente vivere, cioè qui non è che diciamo altro. È uno schiaffo in un certo senso ad oggi, che tutti i ragazzi di oggi hanno tutto nell'immediato, e questo bisogna dirlo. Invece Vito ha avuto appunto questa, c'è stata questa lotta della sopravvivenza, il rifiuto che poteva convergere verso la negatività dell'essere, e invece lui ha fatto di questa negatività la sua bellezza, perché è riuscito appunto a costruire la sua famiglia, una sua identità, perché alla fine lui non era, era, come dice Pirandello, uno, nessuno e 100.000. E invece lui è veramente emerso, ed è un libro che io addirittura consiglio di leggere a tutti, e Rita tu te lo meriti per la persona che sei, perché io se stasera sono qua anche per la persona che sei, perché sei coerente in quello che dici, in quello che fai, sei una persona stupenda, e il fatto che tu lo sei va merito a Vito, tutto a Vito, perché ha dato veramente questo, ha generato questo seme che insomma è bellissimo, e Vito era tutto questo. I ragazzi lo devono leggere, perché oggi un cellulare e hanno il cellulare, a macchina e hanno la macchina, hanno qualsiasi cosa. No, invece bisogna lottare per conquistarsi. Possiamo spezzare una lancia a favore dei nostri giovani. Bravo. Allora io credo che i nostri giovani non hanno necessità di colpe, non ne hanno bisogno. No. Hanno bisogno di incoraggiamento, incoraggiamento e di esempi. Vero. Sono parole. E quindi complimenti, lo devi portare anche nelle scuole, far leggere, perché è veramente da monito e da esempio. Io concludo dicendo che hai avuto un grande papà, e finisco con una frase dei latini che dice omnia vincit amor, cioè l'amore vince su tutto. Grazie. Altri interventi, spigolature, curiosità. Allora, se non ci sono altri interventi, tiriamo a chiudere. Il regista mi dice sposta verso sinistra. Fai bella figura. Volta tua. E l'assessore ha colto nel segno in quella frase in cui indicava l'assenza di odio, l'assenza di recriminazione, l'assenza di accusa. Questa è una grandezza eccezionale, perché su questa assenza di odio può nascere tutto l'amore possibile. Tutto l'amore possibile. E quindi, lo ripeto,
Io ho trovato questo libro straordinario per la testimonianza e per il fatto che questo nasce in mezzo a noi e dobbiamo andare fieri. Rita, sì, riallacciandomi al discorso della dottoressa Maria De Gemelli, che del fatto che tu abbia spezzato una lancia a favore dei giovani, che in effetti lui, quando insomma raccontava del fatto della madre che gli diede il pane, no? Quel pezzo di pane che era un pezzo del grande cuore che aveva la madre adottiva, raccontandomi questo episodio dedica un augurio soprattutto ai suoi nipoti, ma anche ai ragazzi della nuova generazione, di non trovarsi mai ad affrontare un'esperienza simile. Rabbrividisce e rimprovera quei genitori che di fronte ai capricci a tavola dei figli con troppa facilità pronunciano la classica frase «era meglio quando c'era la guerra», certamente inconsapevoli di cosa significhi, non avendo vissuto quei periodi terribili della serie «era meglio quando si stava peggio». Al tempo stesso invita i ragazzi di oggi a ringraziare il cielo per avere ogni giorno ad ogni pasto un'ampia scelta di piatti a disposizione e la possibilità di aprire gli stipi, i cassetti colmi di merende e ciberie di varia natura. Questo segno di benessere però non deve essere sinonimo di spreco o di assodato, ma di rispetto verso chi è stato solo sfortunato di nascere in tempi duri. Quindi lui stesso non rimproverava, ecco. Allora, l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca conclude con questa serata tutte le attività che ha svolto durante l'anno e chiaramente non può fare altro che augurare a tutti quanti presenti e ai collaterali che sono rimasti a casa e agli amici tutti buone feste. Noi ci rivedremo, spero presto, in biblioteca, vero assessore? Sì. Dove ci aspetta la sala che noi chiamiamo delle conferenze e con altre attività che servono a farci crescere dentro. Buona serata a tutti. Grazie.